È la sesta giornata del campionato regionale Under 15. La sfida che vi trasmettiamo quest'oggi dal centro sportivo Pisani è quella tra Buonpastore e Palermo. Un Buonpastore che con un successo in questa partita andrebbe a raggiungere proprio il Palermo in classifica, un Palermo che però la scorsa giornata ha osservato un turno di riposo, quindi comunque una partita in meno rispetto al Buonpastore. Questo si potrebbe fare sentire anche nelle gambe quest'oggi dei giocatori, che hanno avuto chiaramente, quelli del Buonpastore, meno riposo rispetto a quelli del Palermo. Sarà sicuramente una sfida molto molto interessante tra due compagini molto in forma. Il Palermo si trova in questo momento in quarta posizione in classifica a 12 punti con 4 vittorie e una differenza reti di più 24. E invece il Buonpastore si trova subito dopo in quinta posizione a 9 punti, quindi come dicevamo, qualora dovesse raggiungere il successo, agguanterebbe proprio il Palermo, quindi una sfida tutta da vivere. Cominciamo mentre l'arbitro fa il giro delle porte, come ci fa vedere il nostro operatore. L'arbitro è il signor Perna, prima di fare l'ingresso in campo alle due squadre. Cominciamo subito con la lettura di quelle che saranno le formazioni ufficiali che Buonpastore e Palermo schierano quest'oggi qui al centro Pisani per la sesta giornata del campionato regionale Under 15. Il Buonpastore si schiera con Romano in porta numero 1, numero 2 Lo Bianco, numero 3 Di Franco, numero 4 Tarantino, numero 5 Cottone, numero 6 Cordova, numero 7 Lombardo, numero 8 Altezza, numero 9 Monte, numero 10 Shortino e numero 11 Alaimo. Risponde invece il Palermo con numero 1 Giacalone, numero 2 Greco, numero 3 Puccio, numero 4 Balsamo, numero 5 Shortino, numero 6 Bernardo, numero 7 La Corte, numero 8 Vitale, numero 9 Giarraffa, numero 10 Pipito e numero 11 Ingrassia. A disposizione in panchina per il Buonpastore ci sono Viviano, Arcuri, Orlando, Salvo, Muratore, La Rosa, Corrao, Pace e Buttitta. A disposizione in panchina invece per il Palermo ci sono Schiera, Corda, Scoma, Milazzo, Mantegna, Mucera, Cardinale, Greco e Michele Balsamo. Vediamo adesso i giocatori che fanno il giro delle panchine, il solito saluto tra le due compagini, compresi di giocatori in panchina, anche staff, dirigenza, tutti coloro che parteciperanno oggi a questa ennesima festa del calcio giovanile qui al centro sportivo Pisani. Ricordiamo che in panchina per il Buonpastore siede il signor Fabio Petrotta, tecnico della compagine di casa, invece per il Palermo l'allenatore è il signor Emanuele Chiappara. L'arbitro sta per dare il via a questo match che era previsto per le ore 15, quindi siamo quasi puntuali sulla partenza, sullo start di questo Buonpastore Palermo. È tutto pronto, inizia adesso la partita tra Buonpastore e Palermo. Vediamo che in questo primo tempo il Buonpastore attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi rispetto alla nostra visuale e alla vostra anche da casa, mentre il Palermo dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Abbiamo anche noi fatto partire con qualche secondo di ritardo il cronometro. Vediamo il Palermo che attacca sulla fascia di sinistra. C'è un gran sole quest'oggi al centro sportivo Pisani. La palla adesso ancora in possesso del Palermo, che prova una sortita offensiva. La difesa del Buonpastore però riesce a mettere fuori. Bravo Manu!
Ecco che avevamo qualche problemuccio nella grafica. Stiamo cercando di sistemarlo. Adesso dovrebbe andare tutto bene. Sale adesso ancora il Palermo in fase offensiva. Ecco adesso anche la grafica, abbiamo risolto il problema che avevamo alla grafica. Come vedete sono passati circa 2 minuti di gioco tra Buonpastore e Palermo qui al centro sportivo Pietro Pisani. Le squadre si stanno studiando, stiamo vedendo comunque fin dall'inizio una grande intensità, come spesso capita in queste partite, soprattutto quelle tra le squadre insomma più in forma, come sono Buonpastore e Palermo, che sono, si trovano nelle prime posizioni della classifica del campionato regionale Under 15, che vede l'Academy Ribolla in testa per il momento. La palla intanto va fuori, seguita dal Fortitudo Bagheria 13 punti, Academy Ribolla 15, Villabate 13 e poi proprio il Palermo e il Buonpastore seguono a ruota. Una sfida sicuramente interessante quella che ci aspetta. Ricordiamo che il campionato regionale giovanissimi Under 15 si giocano 35 minuti a tempo. La palla adesso perviene a Giacalone. Giacalone la fa girare da questa parte, ma c'è un errore e si ripartirà ancora dalla corte. E Sciortino, capitano del Palermo, lascia il pallone al portiere che lo smista sulla fascia sinistra, dove va ancora il Palermo ad attaccare. La palla però finisce fuori. Grande sole, grande caldo, non sembra neanche ottobre quest'oggi qui al centro sportivo Pisani. Facciamo fatica anche noi a avere un'ottima visuale di quelle che sono le azioni. Speriamo di riuscire a descriverle in maniera appropriata per i nostri amici che ci seguono sempre in diretta e in esclusiva su Firuge TV, tutte le partite del Buonpastore Under 15, così come quelle del Calcio Sicilia e dello Sport Palermo Under 15 e Under 17, e anche la prima squadra dello Sport Palermo, tutto qua in diretta e in esclusiva. Poi altri contributi anche sulla nostra pagina Facebook con articoli e approfondimenti su queste realtà. Fa sempre piacere seguire ai nostri amici appassionati di calcio a 360 gradi. Riprende adesso l'azione con il Buonpastore, che con Tarantino che prova a fare arrivare la sfera a Alaimo, ma Alaimo ha commesso fallo e si riprenderà per questo con un calcio di punizione per il Palermo. Se ne incaricherà il capitano Sciortino, che preferisce adagiare la sfera verso Giacalone che la gira di qua. Un errore però incredibile, l'errore da parte di Bernardo, che poi è costretto a commettere fallo su Lombardo, che sì, riceve anche il cartellino giallo. Bernardo è il primo ammonito della partita, primo ammonito della gara. Bernardo per fallo a cui è stato assolutamente costretto, perché aveva perso il pallone, ne aveva approfittato Lombardo e Bernardo è stato costretto a metterlo giù. Tra l'altro significherà chiaramente anche una calcio di punizione da posizione molto interessante per il Buonpastore. Andrà Gaetano Sciortino, classe 2009, andrà lui a battere questo calcio di punizione. Va proprio adesso Sciortino e la palla finisce fuori di pochissimo. A un certo punto c'era sembrato che il pallone potesse entrare in rete, perché è stato veramente all'ultimo che si è capito che questa palla calciata benissimo dal numero 10 Sciortino del Buonpastore è andata fuori di poco. Adesso c'è una momento di confusione da parte del Palermo, che deve riorganizzare le idee. Sta crescendo l'intensità, la partita sta crescendo, la squadra di casa, il Buonpastore che vuole fare di tutto per agguantare proprio il Palermo in classifica quest'oggi.
chissà che non ci possa riuscire. Certo, l'inizio è promettente per il buon Pastore, ma il Palermo ha uno score di tutto rispetto nelle prime quattro gare. Sarà difficile chiaramente per la compagine di Petrotta riuscire a fare risultato. Ci tenterà chiaramente in tutti i modi, anche il Palermo farà la sua partita. Un Palermo che sta adesso attaccando con la palla su Vitale, pallone sparato a Campanile. Si riprenderà con una rimessa laterale a favore del Palermo. Alla battuta è andato Greco, adesso ancora Pipito in possesso palla. Il mister intanto del Palermo vede che c'è qualcosa che non va in queste prime fasi, chiappara e cerca di dare delle indicazioni alla sua squadra. Buon Pastore è partito forte, sicuramente si prospetta una partita molto equilibrata e molto interessante anche dal punto di vista tecnico, nonostante si tratti di giocatori molto giovani. Va ancora il Palermo con Ingrassia prova ancora a servire un compagno, la palla rimane lì e il Palermo è in vantaggio alla prima vera azione da gol, il gol di Pietro Lacorte. Palermo 1, Buon Pastore 0. Ha segnato la Corte al settimo minuto di gioco, il gol di la Corte che ha portato in vantaggio il Palermo. Questa palla è rimasta lì e ne ha approfittato la Corte. È una squadra che sicuramente il Palermo, tutto si può dire, ma molto cinica, spietata sotto porta. Poi appena avremo un attimo di pausa guarderemo alcuni dei risultati del Palermo in questa stagione, in particolare alla prima giornata, insomma, memorabile, il 18-0 contro il Monreale, per dirne una, ma lo vedremo successivamente, faremo un recap anche su il campionato in generale. Per ora stiamo sul campo, stiamo sulla cronaca, stiamo su un Palermo che al primo affondo praticamente ha segnato dopo che il Buon Pastore era andato su calcio di punizione vicino alla rete dell'1-0. Gol sbagliato, gol subito, si dice, la legge del calcio anche a questi livelli non sbaglia. Adesso il signor Perna comanda un calcio di punizione per il Palermo. Sono in due sulla palla, Pipito e Vitale, vediamo chi andrà a battere. Pipito facilmente riconoscibile oltre che dal numero 10 da questa folta capigliatura. Pipito alleggerisce il pallone in avanti, ma la trama offensiva non riesce al Palermo. Si riprenderà pertanto con una rimessa dal fondo di cui si incaricherà il portiere Matteo Romano, portiere del Buon Pastore. Vediamo che l'arbitro sta chiamando però a sé forse un componente della panchina. Vediamo se ci sarà un cambio o se c'è qualcosa, c'è un giocatore che non sta benissimo. Il signor Petrotta dà delle indicazioni, è così, un po' di ghiaccio per un calciatore del Buon Pastore qui sotto la nostra postazione. Si tratta di Franco, Andrea Di Franco, che però si è ripreso e torna al suo posto, mentre adesso la palla viene gestita da Bernardo. Se ne va ancora e cede il pallone al compagno, fascia sinistra, Pipito, aggancio di Pipito, se ne va Pipito, ma capisce tutto Cottone, palla che rimane lì. Adesso viene comodamente gestita da Giacalone, portiere del Palermo, che consegna palla adesso a Shortino. Shortino ancora in fascia, adesso pallone gestito da Ingrassia, Manuel Ingrassia, ma è ancora una volta Capitan Cottone a sventare la minaccia. Prova adesso con questo stop Giarraffa. L'arbitro ha deciso però che c'è stato un tocco probabilmente di mano
da parte probabilmente dello stesso Giarraffa, che aveva stoppato in maniera un po' scomposta, e per questo si riprenderà il gioco con un calcio di punizione a favore del Buon Pastore. Non si muove nessuno, e allora il Buon Pastore è costretto a buttare una palla avanti senza arte né parte. Insomma, ci sono anche delle lamentele da parte del giocatore che ha calciato il pallone. Si tratta di Cordova, che provava a cercare di trovare qualcuno ma non è riuscito a trovare il movimento dei suoi compagni, e quindi si è dovuto buttare questo pallone in avanti. Insomma, una occasione sprecata da parte del Buon Pastore. E Palermo adesso che prova a tornare in avanti, a farsi vivo nuovamente con Vitale. Vitale allarga il pallone dalle parti ancora di Greco, che prova un sinistro che finisce di pochissimo dobbiamo dire alla sinistra dei pali della porta, difesa da Romano. Un brivido per il Buon Pastore, ma nulla di fatto, si rimane sul punteggio di 0-1 qui al Centro Sportivo Pisani. Palermo in vantaggio per effetto del gol di La Corte al minuto 7 di questo primo tempo, che ha visto un gol, ha visto un'ammonizione, quella di Bernardo, ha visto del bel gioco e delle grandi occasioni, dei sussulti. È proprio La Corte adesso a provare a incuniarsi in aria. Greco adesso sulla fascia destra, il cross mette fuori la difesa del Buon Pastore, che prova a ripartire, ma è bravo però ancora una volta il giocatore del Palermo a sventare la minaccia. Il difensore rosanero, si tratta di Bernardo, ancora lui vice capitano, anzi vice capitano è Vitale, c'è stata una correzione indistinta, capitano invece Sciortino del Palermo. Un altro nulla di fatto per questa azione. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo da parte di Romano. Romano prova a serve un compagno, è ancora svetta però Sciortino. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità e quindi sarà calcio di punizione per il Palermo. Il punto di battuta c'è Pipito. Vediamo chi andrà a battere questo calcio di punizione per il Palermo. La battuta in aria e la palla finisce sulla traversa dopo il tocco di Romano decisivo. Tutto questo accade al 14° minuto, la palla sulla traversa. Palla sulla traversa, insomma, il tocco del portiere è stato assolutamente decisivo, altrimenti il pallone sarebbe entrato con una buonissima probabilità. Adesso ci sarà un corner per il Palermo, la battuta, il colpo di testa tentato da Bernardo, la palla però finisce alta sulla porta della, sopra la porta, difesa da Romano. Adesso si gioca ancora a centrocampo. Pallone gestito da Pipito, se ne va Pipito, una magia di Pipito, il tiro! Ed è un grandissimo gol, ma un gol veramente eccezionale di Pipito, Giuseppe Pipito, il numero 10, ha mostrato tutta la sua classe, tutte le sue doti in questa azione personale. E due dribbling prima di una conclusione spettacolare di sinistra all'incrocio, un grandissimo gol da parte di Pipito e Palermo raddoppia. Palermo 2, Buon Pastore 0. Ok, stiamo capendo anche un po'
le motivazioni della classifica del Palermo. In questo momento già 2-0 per il Palermo, nonostante il Buonpastore sia un'ottima compagine. In questo momento non c'è partita, praticamente a ogni affondo il Palermo segna e la squadra di Petrotta dovrà cercare di rialzarsi prima possibile, prima di prendere eventuali imbarcate, perché quello che stiamo vedendo in questo momento è una superiorità tecnica da parte del Palermo. Nonostante le prime fasi di gioco fossero più equilibrate, il gol adesso del 2-0, una magia di Pipito dal limite dell'area di rigore di Mancino. Un'altra azione adesso pericolosa, palla finisce fuori, minuto 15, gol di Pipito per il 2-0 del Palermo. Adesso ancora la squadra in maglia rosa, difende palla, balsamo sulla sinistra, ma c'è un stop da parte dell'arbitro, da parte del signor Perna. Si riprenderà ancora con Greco, Riccardo Greco, classe 2009, come tutti i suoi compagni anche. Sono tutti quanti 2009 i giocatori del Palermo e anche quelli del Buonpastore, quindi insomma non ci sono distinzioni d'età, tranne qualche mese, tra i giocatori in campo. Quest'oggi la Corte prova a trovare ancora Pipito, ci potrebbe riprovare, ma decide invece di appoggiare sulla sinistra dove c'è ancora il suo compagno. La palla però viene poi gestita bene dal Palermo, che non perde il possesso di palla e spara adesso una palla avanti che sembrava innocua. Il tiro di Bernardo sembrava innocuo, sembrava una caramellina, ma poi ha creato delle complicazioni a Romano. La palla è sbattuta davanti e Romano non è riuscito a gestirla, a bloccarla, e quindi nuovo calcio d'angolo per il Palermo, il secondo della gara. Nulla di fatto, la palla rimane sempre però nei piedi dei giocatori rosanero, che insomma, negli ultimi minuti soprattutto la stanno avendo da padrone. Non sorpassa praticamente il centrocampo il Buonpastore, ci prova ora con questo lancio, ma c'è anche una notevole differenza di centimetri tra Monte, centravanti del Buonpastore, e Sciortino e Bernardo soprattutto, che dietro in questo momento stanno avendo la meglio. Palla in mezzo ancora Pipito di testa, ma per pochissimo, non c'entra la porta. Ancora Pipito, stavolta di testa, mostrando tutto il suo repertorio, il giovane rosanero. Per pochissimo non è andato sul 3-0 il Palermo, che sta schiacciando l'avversario in questa fase, in questo momento. Fuori gioco, l'arbitro, anzi no, rimessa laterale, l'arbitro fa proprio segno che si tratta di rimessa laterale, non di punizione. Mister rosanero intanto continua a dare disposizioni ai suoi. Petrotta invece sembra, non dico rassegnato, però in questo momento sta cercando di capire quelle che possono essere le contromisure da adottare per rimettere in gioco questa partita, che in questo momento pare veramente difficile per questo Buonpastore. Palla ancora verso Pipito, mette fuori la difesa del Buonpastore, è stato lo bianco a mettere il pallone fuori. Una nuova rimessa laterale per il Palermo, si incaricherà Puccio, Matteo Puccio, della battuta. Lui verso Pipito prova ancora a superare un avversario, ci riesce Pipito, era entrato in area nuovamente il funambolo del Palermo, ma ha commesso però poi una scorrettezza, fallo in attacco di Pipito, e si riprenderà per questo con un calcio di punizione in favore del Buonpastore. Quando sono trascorsi 20 minuti di gioco in questo primo tempo. Vai. Di Franco sulla sinistra, il pallone verso Lombardo, ma c'è un fallo, c'è stata una scorrettezza e si riprenderà in ritardo Lombardo, si riprenderà con il calcio di punizione a favore del Palermo. Bernardo, ancora Bernardo, pallone
ancora su Shortino a sinistra, la gioca, palla che arriva a Balsamo, poi ancora Puccio, pallone per Giarraffa che l'ha girato, la palla finisce ancora adesso nei piedi di Vitale che realizza un altro gol, 3-0 per il Palermo. Vediamo se il gol è buono, pare proprio di sì. La palla torna verso il centro del campo, Palermo 3 Buonpastore 0. Al minuto 21 ha segnato Vitale il terzo gol per il Palermo. Non c'è partita in questo momento tra Palermo, tra Buonpastore e Palermo. I ragazzi di Chiappara stanno avendo la meglio sotto il punto di vista del gioco e sotto il punto di vista anche dei gol, soprattutto, che sono quelli che contano nel gioco del calcio. In questo momento 3 gol, uno più bello dell'altro, dobbiamo dire, soprattutto quello di Pipito, ma anche le altre 2 reti sono state delle ottime conclusioni, certo abbastanza centrali, sia quella di La Corta che quella di Vitale. Non è stato irreprensibile il portiere romano in alcune occasioni quest'oggi, però la superiorità del Palermo si sta facendo vedere, si sta palesando quest'oggi qui al Centro Sportivo Pisani. Un Palermo che con questo eventuale successo raggiungerebbe quota 15, punteggio pieno. Tiro di La Corte adesso, la parata di Romano, provato la doppietta La Corte. Palermo che andrebbe a quota 15 in 5 gare, perché ricordiamo che i rosanero hanno riposato al scorso turno, quindi sono 5 con questa le gare disputate dal Palermo e 6 invece quelle del Buonpastore, che allo stato attuale si trova a 9 punti in classifica nel campionato regionale Under 15 che vi stiamo trasmettendo sempre in diretta, sempre in esclusiva sui nostri canali di Firouge TV. Seguiamo adesso l'attacco del Buonpastore, ci prova adesso il Buonpastore con Lombardo, ma fa buona guardia la difesa del Palermo che non sta più concedendo niente al Buonpastore dopo una prima fase di gara in cui sembrava che ci fosse più equilibrio in campo, sembrava che il Buonpastore potesse dire la sua in questa partita. Poi il Palermo ha preso le contromisure, ha trovato con coraggio anche il gol La Corte, e poi dopo il gol insomma c'è stata una strada in discesa, una traversa colpita al 14°, ma anche altri due gol nel giro di pochissimi minuti, prima Pipito e poi Vitale. In questo momento stanno stendendo il Buonpastore, c'è ancora tempo però per rimettere in piedi la gara, non è semplice, lo sa anche l'allenatore Petrotta. Qui sotto la nostra postazione La Corte ci ha provato intanto, ma il gioco forse era fermo con un fallo in attacco. In ogni caso il colpo di testa di La Corte è finito fuori e si riprenderà con Romano che rimetterà la palla in gioco. Magari trovare una rete per il Buonpastore in questi 10 minuti che ci separano dalla fine del primo tempo sarebbe anche un motivo di soddisfazione per disputare eventualmente una ripresa più interessante, con più speranza, ma capiamo bene che al momento la partita è totalmente nelle mani del Palermo che con grande merito sta vincendo qui in casa del Buonpastore alla S Calcio Sicilia per 3-0, mentre Pipito stava provando un'ennesima incursione personale. Ci sono poi anche i difensori del Palermo, il capitano Shortino e anche Bennardo, che stanno disputando un'ottima gara anche e soprattutto per merito loro. Il Buonpastore non è riuscito a imbastire delle trame offensive interessanti a eccezione della punizione che di battuta da Shortino, che nei primi minuti di gara poteva portare
il Buonpastore in vantaggio. Chissà, se quel calcio di punizione fosse stato gol, magari avremmo visto una partita diversa, ma così non è stato e poi il Palermo ha preso il sopravvento sulla gara valevole per la sesta giornata del campionato Under 15 giovanissimi regionali, qui sempre in diretta dal centro sportivo Pisani. Vediamo Balsamo in possesso palla, si destreggia Balsamo, la cede ancora verso Ingrassia, il pallone in mezzo, si lotta Puccio contro Lo Bianco, ad avere la meglio è proprio il difensore in maglia bianca del Buonpastore, sarà lui a rimettere il pallone in gioco all'indirizzo adesso ancora di Alaimo, ma il Palermo ha ripreso nuovamente la sfera con la corte che prova il tiro rimpallato, allora ancora Puccio, se ne va ancora il Palermo, il Pastore fa buona guardia, Cordova sta cercando in tutti i modi di evitare il calcio d'angolo e di magari cercare qualcosa di più, ma non vi riesce. Terzo corner per il Palermo, è un assedio in questo momento dei rosanero alla porta di Romano, che ha già subito 3 reti in poco più di 20 minuti. Palla dentro la corte, non si è capito se fosse un tentativo di conclusione o una sponda, fatto sta che il pallone rimane sempre saldamente nei piedi dei giocatori del Palermo. Greco, fascia di sinistra, fa buona guardia Andrea Di Franco, sarà rimessa laterale per il Palermo quando sono passati 27 minuti di gioco in questo primo tempo. Buonpastore 0 Palermo 3 qui al centro sportivo Pietro Pisani, da dove vi stiamo trasmettendo la partita valevole per il campionato regionale Under 15. Mette dentro Greco, pallone in mezzo, ci ha provato Giarraffa ma la palla è finita fuori. Giarraffa chiedeva un tocco dell'avversario, chiedeva il calcio d'angolo, ma secondo il direttore di gara, il signor Perna, non c'era niente, una semplicissima rimessa dal fondo battuta adesso ancora da Buonpastore, si lotta per il possesso del pallone, sarà rimessa laterale, attenzione perché si è fatto male ed è a bordo campo che zoppica Alaimo del Buonpastore, rientra in campo ma continua a zoppicare, vediamo se il ragazzo riuscirà a proseguire la partita. Palla in mezzo, il colpo di testa e il gol di Giarraffa 4-0, cross di Greco, gol di Giarraffa. Non c'è più partita qui al centro sportivo Pisani. 29 minuti sul cronometro, 0-4 il punteggio, colpo di testa del centravanti rosanero Giarraffa e sono 4 in meno di mezz'ora praticamente i gol del Palermo. Attenzione perché c'è, come dicevamo c'è Alaimo che non sta bene, si è accasciata adesso al suolo. La panchina del Buonpastore corre in soccorso del giocatore con maglia numero 11. C'è una sorta di time out, una sorta di cooling break. D'altra parte c'è molto caldo qui in via La Loggia al centro sportivo Pisani, c'è molto caldo, la temperatura oggi è molto alta, il sole è molto forte e molto probabilmente anche questo infortunio di Alaimo ha permesso intanto di abbeverarsi ai ragazzi che stanno disputando una partita intensa, una partita viva. Certo che il Palermo sta conducendo con un ampio punteggio, con l'ampio punteggio di 4-0 qui sul campo del Buonpastore, campo della S Calcio Sicilia.
D'altra parte non ci stupisce, insomma, ricordiamo lo score del Palermo finora: 0-18 al Monreale Calcio alla prima giornata, 2-1 contro il Team Calcio alla seconda, e poi successivamente 4-0 sul Gonzaga in trasferta, insomma, risultati 2-1 anche sul Cus Palermo, e oggi poi ha riposato, insomma, oggi questo 4-0 direi che è impressionante il rollino di marcia finora tenuto dal Palermo a punteggio pieno, meritatamente in questa classifica del campionato regionale Under 15. Se sentite un rumore, c'è un velivolo che sta passando sopra la nostra testa, la testa dei giocatori in questo momento. Se ne va adesso, prova a ridare coraggio alla sua squadra Shortino, uno dei migliori dei suoi, soprattutto all'inizio, poi insomma un po' tutti sono calati tra il caldo, tra le energie spese e soprattutto la, diciamo, demoralizzati, ecco, questi quattro gol subiti uno dietro l'altro. I giocatori del Buon Pastore hanno bisogno sicuramente del break per cercare di trovare delle contromisure adeguate a quello che si sta vedendo in questo momento, cioè un Palermo che domina assolutamente la gara. Vediamo cosa accade in questi ultimi minuti del primo tempo. La Corte, ne va ancora la Corte, la Corte cede il pallone a Greco, il tiro, e sono 5. Greco, Riccardo Greco, anche lui mette la firma sul tabellino di questa partita, minuto 32, e Riccardo Greco col numero 2 in maglia rosa a realizzare il gol del 5-0, 5 gol in 32 minuti per il Palermo. Una partita a dir poco a senso unico qui al centro sportivo Pisani quest'oggi, il turno infrasettimanale, si gioca di mercoledì, insomma, però non cambiava nulla, diciamo, anche se si fosse giocato di sabato penso che gli equilibri in campo visti quest'oggi non lasciano assolutamente adito a dubbi. Il Palermo sta vincendo, sta costruendo un'azione dietro l'altra, ma soprattutto, come si direbbe alla buona, ogni tiro è gol in sostanza, perché finora quello che si è visto, insomma, è una prolificità, è una concretezza incredibile da parte del Palermo, con qualche errore anche di piazzamento magari del portiere, ma diciamo che quando si prendono 5 gol la responsabilità di tutta la squadra, della fase difensiva in generale. La squadra di Petrotta oggi non è in partita, non sta capendo bene ciò che accade, sta trovando le contromisure giuste. È un fallo ora, però un fallo ora da parte del Palermo, si riprenderà con un calcio di punizione per il Buon Pastore, che può provare magari a portarsi in avanti un'ultima volta prima del fischio finale del primo tempo. Un fallo, attenzione, perché c'è stato da parte di Giarraffa un tocco, un pugno, comunque una manata nei confronti dell'avversario, involontaria assolutamente, però si è ripreso il giocatore del Buon Pastore Shortino, che aveva preso una manata, ma si è ripreso subito. Se ne va la Corte, ancora la Corte, azione personale di la Corte cede il pallone ancora in Grassia, il tiro, il pallone va fuori. Pipito si mette le mani tra i suoi folti capelli. Pipito, finisce qui il tempo regolamentare di questo Buon Pastore Palermo. Vediamo se ci sarà del recupero, anche se, visto il punteggio, diciamo che non sarebbe neanche consigliabile. Non ci sono state neanche sostituzioni, in effetti l'arbitro lo sa e manda tutti a rinfrescarsi. Palermo 5, Buon Pastore 0. Il gol per il momento di La Corte, Pipito, Vitale,
Giarraffa e Greco. Noi ci salutiamo per una decina di minuti e ci rivediamo poi nel secondo tempo, sempre qui in diretta su Firouge TV. A tra poco.